Ciao a tutti, la Ternana Calcio si appresta ad iniziare il calciomercato e il direttore sportivo Luca Leone e Lucarelli hanno promesso che arriveranno giocatori di categoria, quindi di cadetteria di Serie B, e la principale strategia è un giocatore al reparto e 5 giocatori, quindi un attaccante, un difensore, un centrocampista e un portiere. Questi sono maggiormente i profili che si cercano. Come tutti sapete, Ghiringhelli, dovrebbe il terzino del Cittadella, dovrebbe arrivare a Terni per la firma, nel senso che non è nulla, nel senso che la trattativa sembra molto vicina alla conclusione, ancora non è nulla di ufficiale, però sembra che sia concreto il suo arrivo. Quindi il terzino, il difensore potrebbe essere Ghiringhelli. Poi per la porta si cercano tanti giocatori tra Fiorillo, Paleari, eccetera. Il centrocampo attacca e all'attaccante ci saranno tantissimi giocatori anche lì. Circola il nome di Galano, di Galabino, insomma diversi profili che la Ternana sta cercando di prendere, ma ovviamente anche Ghiringhelli è un nome che circola molto e che ci fa presumere che arrivi a Terni, ma poi bisogna vederlo sostanzialmente quando firma il contratto, e ancora non ha firmato nulla. È vicino alla firma, nel senso che secondo le indiscrezioni è una delle prime trattative che la Ternana conclude, però bisogna vedere. Quindi ditemi piuttosto nei commenti se vi piace questa scelta di un acquisto al reparto sostanzialmente, perché se è giusto così, se la Ternana può avere tra virgolette un reparto, quindi portiere, centrocampo, difesa senza acquisti e magari concentrarsi su altro. Quindi ditemelo nei commenti la vostra strategia. La mia, penso che ve la dico subito, penso che sia giusto così, perché comunque anche in porta un portiere o che fa il primo o che fa il secondo debba esserci, sia perché Iannarilli è molto bravo ma la Serie B non la conosce, sia perché per magari avere un secondo portiere anche di esperienza. In difesa può servire, visto il ritiro di Mammarella, può servire perché magari Defendi non fa un campionato a tutta come quest'anno. A centrocampo sicuramente serve, perché la Serie B è molto diversa dalla Lega Pro, hai molti giocatori bravi, però un centrocampista magari di qualità tecnica che sa impostare il gioco fa sempre comodo, e ovviamente l'attaccante serve molto, perché è vantaggiato anche se gioca il campionato, è molto bravo per carità, che vi farà i suoi gol, ma se si prende una punta da doppia cifra ti dà dei gol di sicurezza che puoi tranquillamente puntare alla salvezza, sia perché Rajčević in Serie B non credo sia da doppia cifra, poi magari ci stupisce con un bel campionato. Comunque vediamo cosa succederà in sede di calciomercato. Una piccola nota positiva: la Ternana Calcio nella giornata di oggi ha ringraziato il centro coordinamento Ternana Clubs per lo sforzo profuso nella raccolta firme, ringraziato gli oltre 15.000 firmatari, le tantissime attività commerciali nel quale è possibile firmare la petizione, e vi invito a farlo o presso le attività commerciali o a Largo Villa Glori, per esempio, dove il centro coordinamento Ternana Clubs sta raccogliendo le firme. Tutto questo è possibile farlo entro il 26 di giugno.